Cari amici, ben ritrovati con Campania 4.0. Oggi un nuovo appuntamento dedicato all'agroalimentare. In particolare parliamo di vino, un comparto importante nella nostra regione. Dalla costa alle aree interne, tante le eccellenze del territorio campano. Aspri, forti, a volte difficili da comprendere al primo impatto, ma in grado di far innamorare chi ha la capacità di andare oltre. I vini sono una delle migliori storie che la Campania possa raccontare per descriversi. Falanghina, Ianico, Taurasica, Maiola, Fiano, Greco e ancora Biancolella per Epalum, prodotti d'eccellenza mai banali, che raccontano quanto questa terra, se amata e rispettata, possa regalare trionfi. E chi ci ha creduto nel vino campano, quando solo pochi anni fa veniva considerato di serie B, se non C? Quello delle aree interne in particolare, roba buona solo a tagliare i grandi vini del nord, ebbene chi ha avuto la forza di dire non è così ha trionfato, regalando non solo ottimi prodotti, ma splendide storie d'impresa. Si guardi alle cantine di Solopaca o alla Guardiense nel Sannio, che hanno dimostrato che anche le cantine sociali possono fare grandi vini e non solo vendere uve e vini di largo consumo o da taglio. Storie come Mastro Berardino, che ha fatto conoscere l'Irpinia e la potenza dei suoi vini al mondo, o come D'Ambra, che in bottiglia mette tutto lo straordinario patrimonio naturale dell'isola di Ischia facendo capolavori. Storie che dicono che la Campania non ha alcunché mancante per produrre grandi vini. Storie che raccontano a giovani che scappano via che con buone idee e tanto amore non serve a nulla scappare. E infatti, tanti giovani tornano. Se quella dei vini campani è una storia che viene prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni, però non è l'unica storia di una regione straordinaria che ha tutto, dal sole al mare alle montagne, per regalare prodotti d'eccellenza, se trattato col giusto garbo. Presidente, parliamo di vino in Campania, possiamo partire dai dati e parlare sicuramente di un'annata positiva. Una buona annata, un'ottima annata, potrei dire che c'è stato il clima favorevole soprattutto per la viticoltura e devo dire che sta venendo avanti un ottimo prodotto. Prodotto che sicuramente riesce a raccontare il territorio, un comparto che si diversifica molto dalla costa alle aree interne, sia per il risultato, sia per il prodotto proprio ottenuto, che anche per la pluralità di cantine e di aziende esistenti. Non solo, è una straordinarietà, credo, unica nel nostro paese. La Regione Campania vanta 15 DOC, 4 DOCG e 10 IGT. E ognuna di queste racconta un territorio, racconta un vitigno, racconta le tradizioni di quei luoghi. E devo dire che è un fatto straordinario che tocca proprio, come diceva lei, la costa, che va dalla costa alle aree interne e soprattutto dai vini rossi ai vini bianchi, e in mezzo ci sono i rosé. Tanti anche i riconoscimenti, come diceva, non solo per le produzioni in sé, quest'anno possiamo dire il Sannio, ma comunque un riconoscimento anche campano, ha ottenuto il riconoscimento di Città Europea del Vino. Ma è stato un riconoscimento prestigioso, tanto ricercato, voluto, con l'impegno dell'intera filiera, ma credo che sia un riconoscimento che può andare a vantaggio non solo di una provincia, ma di un territorio, di una regione Campania che ha saputo mettere in campo il meglio di sé e ha saputo realizzare i successi e le eccellenze che oggi apprezzano tutti nel mondo. Tante eccellenze, ma anche tante le difficoltà da affrontare, quali le principali? Credo che ci sia un tema centrale, il tema centrale è quello di dover crescere ancora di più, ancora c'è bisogno di fare tanto su alcuni vitigni, su alcune realtà e su alcuni vini che purtroppo hanno delle grandi caratteristiche ma non sempre sono apprezzate sul mercato e vengono apprezzate sul mercato col giusto riconoscimento. E da qui poi tutto il tema del dover arrivare a una giusta remunerazione nelle diverse fasi della filiera. Ancora oggi l'agricoltura soffre, l'agricoltura fa gran fatica a realizzare delle uve straordinarie e bisogna arrivare all'opportunità di poter saper remunerare bene le uve perché durante il percorso fino allo scaffale ci sia un buon equilibrio nel rapporto tra i diversi attori della filiera. Inevitabilmente questo ci porta a parlare della sfida dell'export.
Ma l'export sta crescendo molto, cresce molto e credo che il vino si è dimostrato un grande ambasciatore nel mondo. Nei diversi paesi entriamo molto bene e prima col vino e poi riusciamo anche attraverso il vino ad agganciare anche tutte le altre opportunità che i nostri territori offrono e quindi la scelta di puntare su un comparto maturo, un comparto molto interessante, un comparto che è cresciuto molto grazie agli sforzi degli imprenditori, credo che questo debba diventare anche da esempio per gli altri comparti. Siamo partiti dal fatto che il vino racconta un territorio, cosa significa però raccontare il vino di quel territorio? Ma io dico sempre che in un bicchiere di vino non c'è solo il vino, in un bicchiere lo racconto, mi affascina il poter ricordare che in quel bicchiere c'è un pezzo di terra sottratto alla desertificazione, c'è una piantina che è cresciuta grazie al lavoro di un agricoltore che l'ha impiantata, c'è la capacità di aver saputo far crescere questa vite, questa pianta in modo robusto e vigoroso. E c'è poi tutta un'altra parte di filiera che ha saputo realizzare il meglio attraverso l'accompagno di questa vite che è cresciuta negli anni, ma che ha saputo realizzare delle grandi uve, ma queste uve poi hanno realizzato dei grandi vini attraverso anche altre competenze, altre professionalità che sono andate al di là dell'agricoltura. Competenza, ricerca, mi permetto di aggiungere innovazione. Innovazione che spesso viene introdotta in azienda dalle nuove generazioni che rappresentano comunque una fascia importantissima per questo settore. Ma lo abbiamo visto, è stato rilevato da soggetti terzi, lì dove vi sono giovani presenti nelle imprese o conducono direttamente delle imprese, sono quelle imprese che sono oggi definite effervescenti, capaci di saper raccogliere nuove sfide col mercato, capaci di saper introdurre processi di prodotto e processi sicuramente innovativi che altri stentano ad introdurre. Le nuove generazioni sono il cuore e la forza di questo settore che oggi viene percepito in modo diverso. 20 anni fa l'agricoltura agroalimentare non veniva percepito come quello di oggi, era percepito residuale, marginale. Oggi l'agricoltura agroalimentare è al pari degli altri settori un'opportunità di sviluppo per questo paese. E di progetti e nuove sfide abbiamo parlato con il presidente della cantina di Solopaca, Carmine Coletta. Carmine Coletta, presidente della cantina di Solopaca, una cantina presente da più di 50 anni nel Sannio e che oggi unisce oltre 600 aziende, oltre 600 realtà. Sì, la cantina di Solopaca nasce nel 1966 dall'idea di 25 soci fondatori che producevano uva su questo territorio. Bisogna sapere che Solopaca ha sempre prodotto uva fin dal passato, è molto importante questo come territorio viticolo. Hanno pensato di fare la loro cantina, di creare questa cooperativa e quindi far sviluppare questo prodotto sul territorio. È stata un'idea vincente e da allora tanta strada è stata fatta, 600 soci siamo adesso, coltiviamo 1300 ettari di vigneto. E produciamo circa 1000 ettolitri di vino con quasi 4 milioni di bottiglie e oltre al mercato nazionale e locale ci stiamo approcciando, ormai è già un risultato consolidato, l'esportazione e quindi siamo presenti anche quindi negli Stati Uniti, siamo presenti in Oriente, quindi Giappone, Cina, oltre che paesi della Russia, Bielorussia, insomma una bella realtà che ci dà tante soddisfazioni. L'ha detto, una scelta vincente, da 25 a 600 soci, dal produrre semplicemente uva al produrre vino
riconosciuto in tutto il mondo. Cosa è cambiato? Come è stato possibile questo processo che, raccontato in pochissimo tempo, sembra quasi facile o molto veloce? In realtà sono tanti anni di lavoro, tante aziende. Sì, che lavorano. Sì, è vero, tanti anni di duro lavoro, però adesso stiamo diciamo raccogliendo i frutti. Non è mai un punto di arrivo, questo è sempre un punto di partenza, perché bisogna sempre andare avanti, crescere, evolversi e adattarsi ai mercati, ai gusti che cambiano continuamente. La mossa vincente è stata quella di perseguire sempre la qualità. Il vino racconta un territorio. Qui siamo nella terra della Falanghina. Cosa è possibile assaporare in un buon bicchiere di vino? Sì, allora intanto è giusto ricordare che siamo in un posto in cui è nata la seconda DOC della Campania. Nel 1973 è nata la DOC Solopaca. Poi sono venute dopo tutte le altre DOC, quindi è veramente importante questo da sapere. Oltre questo DOC Solopaca era un blend di prodotti di uve del territorio. Poi sono venuti fuori i monovitigni, e quindi tra questi anche la Janico e la Falanghina. Falanghina che sicuramente è la regina delle nostre uve adesso, basti pensare anche al riconoscimento del Sannio Falanghina a Città Europea del Vino, da poco ottenuto sul territorio, e è un prodotto che sta dando tantissime soddisfazioni. Sta crescendo perché è un prodotto poliedrico con il quale si possono fare tante cose, si possono fare i vini fermi, ma soprattutto le basi spumanti per fare degli ottimi spumanti. Noi siamo tra i primi spumantizzatori della Falanghina, perché ha delle caratteristiche proprio peculiari che danno un prodotto importante, e poi insieme a questi prodotti che dicevo, quindi la Falanghina e il Solopaca, anche la Janico, ma tanti altri prodotti che produciamo qui in cantina. Noi facciamo circa oltre 50 etichette, tantissime tipologie di vino per tutti i gusti, insomma. Ecco, quali sono gli obiettivi ora per il futuro? Ma come dicevo, noi per poter crescere non dobbiamo mai pensare di essere arrivati al massimo, dobbiamo semplicemente fare ricerca di mercato, dobbiamo investire ancora anche in campo, cercando di produrre materia prima, quindi uva, quanto più di qualità possibile, e poter poi ottenere quindi dei prodotti poi in cantina all'altezza di questo del nostro standard, insomma. Dal Sannio andiamo in Irpinia, perché parlare di vino significa anche raccontare la storia di un territorio e dei suoi protagonisti. Siamo oggi con Piero Mastro Berardino della storica azienda vitivinicola. Innanzitutto grazie per l'ospitalità. È un piacere, grazie a voi per essere qua. Ho detto da subito, un'azienda storica che racconta la storia del vino, ma la storia del nostro paese e non solo, al punto che una delle caratteristiche molto suggestive di questa cantina è la presenza di un museo. Sì, è un museo che abbiamo inaugurato proprio di recente, il 15 maggio scorso, ed è un'iniziativa che era in gestazione già da molto tempo in realtà, ma l'intento era quello di poter condividere un po' con tutti quanti, prima di tutto con gli irpini, mettere fuori documenti di famiglia che per tre secoli narrano della stessa vicenda familiare, nello stesso luogo, con gli stessi vitigni, con gli stessi vini, e che sono tutti simboleggianti, inneggianti alla forza del territorio irpino.
credo che fosse una operazione importante per la nostra comunità. E poi ovviamente serve a comunicare al mondo il valore dell'Irpinia del vino, quindi di questo siamo particolarmente orgogliosi. Ecco, un'azienda che è cresciuta tantissimo nel tempo, ma che conserva l'aspetto di un'azienda di famiglia, come sottolineava lei. Un aspetto che si vive nel museo, ma che si vive in cantina, nella produzione, nel lavoro di tutti i giorni. Nel rapporto con i collaboratori, nel coinvolgimento delle vicende familiari in quelle aziendali, nel fatto che io abiti in cantina, che è un'altra peculiarità della nostra famiglia da 3 secoli e che lega poi il nome Mastro Berardino al concetto di vino con una forza tale, perché poi Mastro Berardino è un nome difficile da memorizzare, specialmente per il pubblico estero, noi distribuiamo in circa 60 paesi del mondo, però una volta memorizzato poi diventa associato al vino anche oltre lo stesso territorio, tanto che molti dicono che appunto il brand Mastro Berardino comunica questi vini anche oltre la stessa forza di attrazione del brand di territorio di riferimento, sia quello irpino che quello campano. E allora il nostro sforzo è appunto quello di creare questa sorta di gemellaggio fra Mastro Berardino e la sua terra, perché si sviluppi in maniera sempre più forte questa sinergia che il territorio necessariamente deve contribuire nell'accompagnamento alla crescita, diciamo alla presa di coscienza del consumatore di quello che questa terra rappresenta. Lei accennava giustamente all'export. Nel museo troviamo traccia delle prime esperienze di export, un settore importante ancora oggi. Sì, le prime esportazioni di famiglia risalgono alla fine dell'Ottocento, dunque stiamo parlando di un periodo nel quale, in particolare l'878, è un periodo in cui cambia lo scenario per il vino italiano, che si apre al mondo. E infatti quello è il periodo nel quale la mia famiglia comincia a partecipare a concorsi enologici internazionali, ad ottenere premi molto importanti e ad aprire i mercati del Nord America e dell'Europa. E è stata sempre una costante, la mia famiglia non ha mai abbandonato il mercato italiano, perché il mercato italiano per un'azienda italiana è un requisito di credibilità. E insieme a questo non ha mai trascurato l'espansione internazionale, andandosi sempre però a collocare nei segmenti più alti della ristorazione, quindi con una presenza estremamente selezionata e mirata al valore, al concetto di valore. Una delle grandi sfide per il vino italiano è quella del valore. Noi cerchiamo di far comprendere un po' sia ai produttori sia ai consumatori che è molto importante alzare l'asticella, fare in modo che si comprenda cosa c'è dietro in termini di sforzo, cosa c'è dietro una bottiglia di vino, di investimento, a partire da una barbatella ad un vigneto, che è un investimento a 50 anni, credo che nessun altro settore abbia le criticità e le rigidità, anche dal punto di vista finanziario, del settore viticolo ed enologico, agli sforzi che si fanno in cantina per preservare le caratteristiche del frutto, fino ad arrivare sulla tavola con una bottiglia che ha il grande vantaggio di portare il nome di una famiglia e il nome di una terra insieme. Abbiamo invece raccontato di un'azienda storica, ha detto tanti cambiamenti per la famiglia Mastro Berardino, a volte essenziali per giungere al presente, per guardare al futuro. Qual è proprio invece il futuro dell'azienda? Siamo partiti dal museo recentemente inaugurato, siamo in una cantina che è bellissima. Partiti da un dato, un'azienda che è rimasta sempre, la produzione è rimasta sempre in Irpinia. Sì. Dunque, il futuro di questa azienda è consolidare questi valori suoi tradizionali classici, quindi la territorialità, la vocazione irpina e campana è centrale, e la sua vocazione agricola, perché sostanzialmente il nostro è un gruppo agricolo, la stragrande maggioranza della nostra produzione è fatta all'interno, da uve prodotte all'interno delle tenute di famiglia, e insieme a questo la capacità di innovare senza rinnegare le proprie radici. Innovare senza rinnegare le proprie radici nel nostro settore è possibile, non è un ossimoro, è assolutamente alla portata, basta riflettere su un concetto di fondo. Il vino non è una merce, non è un prodotto che è guidato esclusivamente da scelte di carattere economico. C'è una componente cerebrale dietro la produzione di un vino, ogni vino deve avere una ragione per esistere,
come un altro individuo biologico. Dietro ogni prodotto vino c'è un progetto, dietro ognuno di questi progetti c'è una riflessione attenta. E quindi io personalmente, oggi che sono arrivato a una fase matura, diciamo, della mia esperienza professionale, mi sto particolarmente divertendo a lanciare iniziative progettuali di vini che sono innovativi e che non rinnegano le proprie origini. Il progetto Stilema è forse la cosa più importante alla quale stiamo lavorando, che sta avendo un successo straordinario, che sarà la rievocazione degli stili produttivi dei nostri grandi Taurasi, Gregori Tufo e Fiano di Avellino degli ultimi 60 anni, cioè della carriera di mio padre, alla quale rendiamo omaggio riproponendo la straordinaria modernità del suo approccio filosofico al vino. Altre cose innovative abbiamo fatto di recente, come Nero a metà, che è stato questo Blanc de Noir dall'Aglianico che ha avuto un grande successo anche lui, e che anche, ecco, sono vini apparentemente nuovi per la gamma dei prodotti di famiglia Mastro Berardino, ma che in realtà ripercorrono il solco, la traccia delle attività e del credo di famiglia. E il vino è stato il tema al centro dell'incontro promosso nel Sannio con il presidente nazionale di UECOP, l'ex magistrato Gherardo Colombo. Con lui scopriamo il mondo delle cooperative. Promozione, assistenza e tutela del mondo cooperativo. Possiamo sintetizzare così i concetti base di UECOP. Ne parliamo oggi con il presidente nazionale, Gherardo Colombo. Innanzitutto grazie per la disponibilità. Niente, grazie a lei. Presidente, come nasce UECOP? UECOP nasce da qualche anno e nasce proprio per riuscire a diventare una specie di faro, una specie di momento di aggregazione importante per chi mette in primo luogo nel mondo delle cooperative di qualsiasi tipologia, proprio il rispetto delle regole come strumento perché si rispetti la dignità delle persone. Lei ha detto una cooperazione rispettosa dei canoni della Costituzione. Esattamente, esattamente. La Costituzione mette al centro dell'organizzazione sociale la persona, chiunque di noi. No? La Costituzione parte dall'articolo 3, tutti i cittadini, tutte le persone, vuol dire, sono degne tanto quanto le altre. No? Poi tutto il resto, tutta la costruzione della Costituzione è orientata, è indirizzata a fare in modo che sia riconosciuta e praticata la dignità, che vuol dire rispetto sotto tutti i punti di vista, di qualunque persona. Attenzione ai territori, è la prima volta che il presidente nazionale di UECOP è in Campania, segno di una particolare attenzione per il territorio campano. Io credo che sia molto 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 importante, no? Conoscere i luoghi, conoscere le persone, conoscere quel che le persone, quindi le cooperative fanno. E quindi quest'oggi siamo qui in questa occasione, che è un'occasione, io direi, importante per il territorio, non soltanto per il territorio, in una realtà che è una realtà molto bella. In agricoltura tante sono le cooperative che rappresentano un settore importante. La cooperazione è vista come un'opportunità, sempre nel rispetto delle regole. È sperabile, noi lavoriamo per quello e le cooperative che si associano a UECOP devono sostanzialmente dimostrare di essere capaci e di aver voglia di rispettare le regole. Io credo che sia assolutamente necessario incrementare la cultura delle regole in modo che si diffonda sempre di più il rispetto, perché questo è funzionale al rispetto della persona, ai suoi diritti, alle sue esigenze. Oggi si parla di vino e legalità, un binomio importante. E io credo proprio di sì, nel senso che la legalità, il rispetto delle regole è anche nel campo della vinificazione, prima ancora della cultura delle viti e così via, è un aspetto che garantisce la qualità del vino,
che garantisce quindi il consumatore, ma che garantisce anche chi produce e chi comunque lavora per produrre. Qual è invece il messaggio che deve arrivare al mondo delle cooperative? Si diceva che la cooperativa deve essere innanzitutto un'opportunità di solidarietà, mutualità. Vede, esistono sostanzialmente due modi, poi con tante sfaccettature, con tante posizioni intermedie, di intendere lo stare insieme, no? Uno è il modo dell'esclusione, quindi della competizione sfrenata, in cui c'è chi vince e chi perde viene sostanzialmente eliminato, no? E l'altro invece è quello del mettersi insieme per raggiungere insieme uno scopo comune, che è il mondo della cooperazione. La dimostrazione dell'importanza, no? Di fare rete. Di fare rete è quello essenziale. Noi stiamo lavorando molto al nostro interno, all'interno di Coop, di WeCoop, per implementare sempre di più la relazione tra le varie cooperative associate. Ed infine spazio al gusto e ai sapori del territorio con le ricette proposte dall'agrichef Emilio Pompeo. Lui si definisce un agrichef narrante perché all'amore per la cucina unisce la passione per la musica e per il teatro. Ben ritrovati in cucina, oggi con noi l'agrichef Emilio Pompeo, agrichef narrante. Ben ritrovato Emilio. Grazie, benvenuti. Ti chiedo subito, perché agrichef narrante? La cucina si narra. Mia madre, mia nonna non facevano altro che raccontare e raccontarsi il cibo e soprattutto l'espressione in cucina. E io ho immaginato di riprendere tutto questo in una chiave un po' diversa, e quindi l'agrichef narrante è qualcuno che racconta insieme ai profumi le emozioni più profonde, tirando fuori negli altri probabilmente quelle meraviglie che stanno nella memoria, che sono le percezioni, le radici, le sensazioni. Quindi semplicemente è una cucina narrata che parla con me, ci guardam e parlam. Anche perché si parte dal presupposto che i prodotti tipici, i piatti tipici di un territorio raccontano veramente tanto. Scopriremo poi come questa passione del nostro agrichef per la cucina incontra anche altre due passioni, la musica e il teatro, ma tutto questo lo scopriremo nel corso di questa ricetta, perché adesso spazio assolutamente alla buona cucina. Vediamo già tanti prodotti, tanti colori. Grazie. Oggi ero in pescheria, mandava quest'idea, e quindi ho trovato una cosa che i contadini mangiavano, lo stoccafisso, delle ricci, dei capperi, delle olive, dei pomodori gialli e rossi e dei cavatelli. E ho immaginato di fare un piatto, tra l'altro normalmente nella base si mette l'aglio, non lo metto perché voglio sentire il mare. Quindi oggi parliamo di un mare contadino, di quello che i contadini dal punto di vista antropologico mangiavano. Poche volte il baccalà, lo stoccafisso, perché era un piatto povero. Non è più così, ma noi lo tratteremo come se fosse tale. E allora prego, ti lascio lavorare. Grazie. Inizio con dell'olio. Cominciamo a sentire i profumi, li senti? Assolutamente. Si è spostata perché comincia ad andare. Faremo un piatto dal vivo, veramente. Quindi io prendo i pomodorini, me li porto qui. E cominciamo a saltare questo piatto. Le olive hanno una caratteristica fondamentale. Queste sono delle olive scure. Vi sembrerà strano, ma metterò la pelle. La pelle comincerà a conferire al piatto il profumo del mare. E siamo ancora nel povero. Pensate che le famiglie importanti lasciavano la pelle ai poveri, e dalla pelle loro facevano questi piatti fuiuti, cioè questi piatti che probabilmente quasi dentro non c'erano. Quindi l'obiettivo è cominciare a dare il tono e il profumo del mare. Ma tu sai saltare? Assolutamente. Vai, prego. Fai fare me? Certo. Yeah, fantastico. Voi non lo vedete, ma grazie. Stiamo giocando ovviamente. A questo punto, proprio perché le temperature cominciano ad andare, si aggiunge, e fatelo da casa, un po' d'acqua di cottura. Come vedi, è semplicissimo, non ci sono alterazioni, è tutto quello che la natura ci dà.
una ricetta anche veloce da realizzare, rispettando rigorosamente la stagionalità per raccontare anche il territorio, ma soprattutto utilizzando tutte le caratteristiche che arrivano dai prodotti. Tant'è, dicevi, dello stoccafisso è usato la pelle, usiamo rigorosamente l'acqua di cottura. Esatto. E non sto mettendo sale, come vedi, per un motivo molto semplice, perché ovviamente ho già delle olive sapide, non lo stoccafisso, perché lo stoccafisso, a differenza del bascalare, è lo stesso merluzzo, ma viene fatto in maniera diversa, viene stagionato in maniera diversa senza sale. Veniti qui, vieni qua, ascolta i profumi, mettici il naso. Spettacolare, è fantastico, questo è... viene fame. ci proviamo, ci siamo quasi. Io so che lei non ama particolarmente il baccalà e lo stoccafisso, la sto costringendo. Nonostante questo, ti dico che effettivamente viene fame, è un tripudio di sapori e di odori. Chef, noi siamo quasi pronti, siamo pronti ad assaggiare siamo il piatto ad proposto dal nostro agri-chef narrante. Eccolo qui, sostanzialmente fatto, perché lo terremo proprio un minuto, anzi va sempre fatto, come dicevi tu, un filo di acqua di cottura. Eccolo qui, come vedi i colori sono della terra, sembra strano, quasi il mare lo percepisce per il profumo, ma in realtà siamo nella terra, perché lo stoccafisso, il tonno addirittura è raccontato come il maiale del mare, pensate. Quindi ci sono alcuni pesci che hanno delle prerogative straordinarie, questo è uno di quelli. Ci siamo quasi alla fine. Anzi, vengo lì, te lo faccio vedere. A favore della telecamera, no, della bocca, vieni ad assaggiare. Ho un cameraman straordinario. Ci sei? Vado. Ecco, mi diverte l'idea che la cucina sia partecipata. Che significa partecipata? Che se mi giro adesso, vado al cameraman, gli faccio mangiare un po'. Vediamo che faccia fare quando assaggio. Assolutamente, poi anche noi assaggeremo. Intanto grazie. Siamo pronti a scoprire il risultato finale. E perché non concludere con un po' del nostro prezzemolo? Buon appetito! Il piatto è pronto, grazie al nostro agri-chef narrante, a noi non resta che augurarvi buon appetito! Questa puntata di Campania 4.0 termina qui, ci vediamo la prossima settimana, sempre sul canale 696.